Assist è presentato da BetItaly.it. Scommetti e vinci con noi. Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova puntata di Assist. Oggi analizzeremo insieme le partite che disputeranno le compagini salentine la prossima domenica, il 16 gennaio. Ad iniziare proprio con il girone H del campionato nazionale di Serie D, nel quale il Casarano affronterà il Boville-Ernica in casa, mentre invece il Nardò andrà a far visita al Francavilla. Ma tutti i particolari ci verranno esposti nel prossimo servizio da Miriam Gabelloni. La 20ª giornata del girone H relativo al campionato di Serie D nazionale non impone impegni proibitivi alle salentine Casarano e Nardò. La Virtus affronterà in casa il Boville-Ernica, reduce da una bella vittoria interna contro il Francavilla Fontana. Dal canto loro i ragazzi di Mister Silva possono contare su un terminale d'attacco nettamente in stato di grazia. Da Silva, Chiricò, Mignone e Daragao possono confermare. I rossazzurri sono tornati al lavoro ieri per la ripresa della preparazione allo stadio Capozza. Dopo l'attenta disamina della gara col Grottaglie tenuta con l'allenatore Silva, i giocatori hanno sostenuto un robusto allenamento. Più serio del previsto è l'infortunio patito da Salvatore domenica scorsa. Per lui si tratta di stiramento e pertanto necessita di almeno 15 giorni di stop. Hanno ripreso invece ad allenarsi Calabro e De Toma, con buona possibilità per il capitano di vederlo in campo con il Boville. I Granata di Mister Maiuri invece affronteranno un match sulla carta più complicato rispetto a quello del Casarano. Il Toro sarà infatti impegnato in quel di Francavilla, cercando di bissare il successo ottenuto nell'ultima giornata contro la Fortis Murgia. La coppia titolare dovrebbe nuovamente essere composta da Maiella e Irage, con soprattutto il primo in stato di grazia e capace con le sue segnature d'aver regalato un bottino di punti non indifferente per la propria squadra. I brindisini però giocheranno la gara col coltello tra i denti, considerando che dopo la sconfitta della scorsa giornata subita contro il Boville cercheranno punti importantissimi per continuare a credere nella salvezza. Serie D girone H, la classifica: l'Arzanese è solitaria in testa con 41 punti, segue secondo il Gaeta, terza la Virtus Casarano, quarto il Nardò, segue poi ancora Pomigliano a 33 punti, Ischia 31, Boville-Ernica e Fortis Murgia 30, Fortistrani 26, Grottaglie e Sant'Antonio Abate 24, Pisticci 22, Francavilla e Insinni 21 insieme alla Capriatese, Angri e Francavilla Fontana 17, Battipagliese 16, Ostuni Sport a 8 punti. Passiamo al prossimo turno: Ischia, Isola Verde, Angri, Sant'Antonio Abate, Grottaglie, Fortis Murgia, Arzanese, Virtus Casarano, Boville-Ernica, Battipagliese, Pomigliano, Fortistrani, Pisticci, Capriatese, Gaeta, Francavilla Calcio, Nardò, Francavilla, Insinni, Ostuni Sport. Scendiamo adesso di una categoria, ma per l'eccellenza pugliese ci attende Lino Dimitri. A te, Lino. Grazie Paolo, un saluto da parte mia agli amici di Assist. La quarta di ritorno del campionato d'eccellenza propone Martina Racane, una sfida fra due squadre in crisi. La vediamo in particolare nel servizio di Arina Spirito. La giornata numero 22 del campionato d'eccellenza pugliese propone una sfida di quelle infuocate fra due squadre che non possono permettersi ulteriori passi falsi. A Martina, in casa dell'ex capolista, arriva il Racale. I biancoazzurri hanno iniziato malissimo il nuovo anno ed ora la promozione diretta, tanto sventolata dalla società come obiettivo da non fallire, sembra un miraggio e sarà meglio che si torni a vincere il più presto possibile, se non si vuole rischiare di perdere anche il treno playoff. Quinta posizione, quindi ultima piazza valida per accedere agli spareggi, che ora è tornata nelle mani del copertino di Mister Castrignanò. La coppia di terze davanti, Locorotondo e Bisceglie, dista a 6 lunghezze, ma dietro le distanze sono cortissime e quindi l'antidoto per gli assalti alla preziosa posizione è continuare a vincere. Domenica al comunale arriva il Manduria, un punto nelle ultime 5 giornate. Quella contro i biancoverdi per il copertino dovrebbe essere una partita agevole, ma i manduriani giocheranno col coltello fra i denti per cercare con il cuore di uscire dalle sabbie mobili della zona rossa. Per il Sogliano di Mister Carbonella la posizione di classifica in virtù dell'obiettivo salvezza è abbastanza tranquilla. Domenica in Salento arriva il Lucera. Penultimo posto e discorso salvezza abbastanza complicato, ma prima di cedere il passo nel derby down alla nuova capolista, i foggiani avevano conquistato 6 punti in 2 incontri, tornando a sperare in una salvezza che fin lì sembrava ormai un sogno proibito. Neanche il tempo di godersi l'impresa di Bisceglie e il ritorno ai 3 punti che mancavano da metà ottobre, che per il Tricase è arrivata la brutta sconfitta interna nel derby contro il copertino. Domenica si va a Bari ad affrontare il San Paolo in una sfida fondamentale in chiave play-out. Se si vogliono evitare spiacevoli complicazioni e inutili patemi d'animo, i rossoblù sono obbligati a non perdere per non essere scavalcati proprio dai baresi e tenersi l'attuale margine dalla zona calda che dà una certa tranquillità.
Eccellenza Pugliese, questa è la classifica dopo 21 turni. Cerignola in testa a 43 punti, segue il Martina a 40, Bisceglie e Locorotondo terzi a 39, Copertino 33, Racale 32, Fasano 31, Terlizzi, Liberty, Monopoli e Vieste 30, Sogliano 27, Tricase 25, San Paolo Bari 24, Marugia e Castellana 20, Manduria 16, Lucera 15, Manfredonia ultima a 14 punti. 22esimo turno, questo è il programma: San Paolo Bari, Tricase, Marugia, Atletico Vieste, Cerignola, Fasano, Manfredonia, Castellana, Sogliano, Lucera, il Manduria va a Copertino, Martina Racale, Liberty Monopoli, Terlizzi, chiude Bisceglie e Locorotondo. Bene, per quel che riguarda il girone dell'eccellenza è tutto, passiamo alla promozione, ma di questo ce ne parlerà Paolo Panico. A te Paolo. Grazie Lino. Nel girone B del campionato di promozione pugliese la Tomamaglie è obbligata a vincere contro il Mesagne se vorrà mantenere il primato solitario in classifica, anche perché la seconda della classe Pro Italia Galatina affronterà il Botrugno di Gregori Inglese. Il prossimo servizio è di Lino Dimitri. 19esima giornata del girone B relativa al campionato di promozione pugliese, in cui risalta lo scontro fra Pro Italia Galatina e Botrugno. I primi giungono da una pesante sconfitta patita contro il Gallipoli, per la quale Rizzelli e compagni hanno perso la vetta condivisa per diverse settimane con la Tomamaglie. La compagine allenata da Gregori Inglese, invece, proviene da una vittoria di misura in casa contro il Massafra, facendo leva sul bomber della Provvidenza Mortari. La capolista maglie, tra le prime della classe, è quella che sulla carta affronterà l'impegno meno facile. Gli uomini di Mister Lombardo, infatti, dovranno vedersela con Mesagne fuori casa. Lo Scorrano sfiderà invece sulle ali dell'entusiasmo il Boys Brindisi dopo la vittoria nel derby salentino contro il Novoli. Cotardo, Chiri, Verri ed il resto della squadra tenteranno di confermare il cammino positivo di risultati iniziati nel 2011. Novolesi che faranno visita al Massafra e cercheranno punti importantissimi per salvaguardare la permanenza del campionato di promozione, basandosi su un tandem d'attacco nel quale saranno, con molta probabilità, ancora protagonisti il nuovo acquisto Scarcella e Bomber Nestola. Partita agevole potrebbe essere quella del San Cesario contro il Fracagnano. I salentini sono alla ricerca di punti anche per dimenticare al più presto la battuta d'arresto esterna in quel di Novoli. Se la vedrà contro il Mottola, quarta classificata, nonché team considerato un po' l'ammazzagrandi del torneo, il Martano, reduce dalla sconfitta pirotecnica per 3-4, in casa contro i Tarantini del Crispiano. Promozione pugliese, girone B, la classifica: il Maglia in testa solo con 42 punti, segue secondo la Pro Italia Galatina 39, Botrugno 34, Mottola 32, Leporano 30, Gallipoli 28, Crispiano e Massafra 27, Mesagne 22, Scorrano e Martano 21, Carosino, San Cesario e Novoli a 20 punti, Boys Brindisi 19, Alberobello 17, Fragagnano 13, Squinzano 8 punti. Prossimo turno: Mesagne, Tomamaglie, Pro Italia Galatina, Botrugno, Scorrano, Boys Brindisi, San Cesario, Rasana, Fragagnano, Stella Ionica, Carosino, Gallipoli, Alberobello, Leporano, Mottola, Martano, Massafra, Novoli, Crispiano, Real Squinzano. Adesso passiamo all'ultima serie in analisi, parlando di prima categoria, ma di questo se ne occuperà Lino Dimitri. A te Lino. Grazie Paolo, ora passiamo alla prima categoria, dove cresce l'attesa per la madre di tutte le partite, la prima contro la seconda, Otranto-San Vito, ma vediamo i particolari nel servizio di Paolo Panico. La seconda giornata del girone di ritorno propone la madre di tutte le partite, prima contro seconda, Otranto-San Vito, e il big match che può decidere gran parte della stagione, anche se il cammino è ancora lungo, ma una vittoria nello scontro diretto potrebbe dare ad una delle due compagini quell'iniezione di fiducia necessaria per il prosieguo del torneo. Come dice un vecchio proverbio, fra i due litiganti il terzo gode. Molto probabilmente sarà il caso di un Tigiano in forte ascesa che, se riuscirà a battere, come da pronostico, l'ultima della classe Gagliano sul suo campo, rosicchierà comunque punti importanti ad una delle due battistrada, se non ad entrambe. Altro scontro ad alta quota, quarta contro quinta, va in scena a Monteroni, dove arriverà Lerche. Anche qui potrebbe usufruirne dello scontro diretto il Leverano, appaiato in classifica al Monteroni, ma prima serve battere sul proprio terreno il Parabita, che non ha grossi patemi d'animo e staziona tranquillamente a metà classifica. E proprio nel cuore della graduatoria si trovano Campi e Surbo. I secondi andranno a far visita ai primi, con la possibilità di scavalcarli se dovesse arrivare il colpaccio. Trasferta impegnativa a Brindisi invece per il veglie di Mister Leone. I 10 punti di distanza dovrebbero fare la differenza, ma i vegliesi, sulla spinta dei 7 punti in 3 partite, potrebbero dare un senso ad un incontro che sulla carta appare scontato. Chiudono il quadro della giornata Poggiardo, San Donato e Surano Latiano, due sfide, soprattutto la prima, che si preannunciano due battaglie fra squadre che, se vorranno mantenere la categoria, dovranno lottare in ogni match da qui alla fine. Prima categoria girone C, questa è la classifica dopo 16 turni: San Vito primo a 38 punti, segue l'Otranto a 36, Tigiano terzo a 33, Erche 31, Monteroni e Leverano 26, Brindisi 25, Campi 22, dalla parte destra vediamo il Surbo a 20, Parabita 18, Olimpica Surano 17, Veglia e Latiano 15, San Donato 14, ultime due posizioni occupate dal Poggiardo 8 punti e Gagliano a 7.
Seconda di ritorno a questo programma, Monteroni Erc, Gagliano del Capo Tigiano, Leverano Parabita, Olimpica Surano Latiano, Otranto San Vito, Poggiardo San Donato, Gioventù Campi Surbo e infine Appia Brindisi Veglie. Bene, anche per oggi per quel che mi riguarda è tutto. Un saluto agli amici di Assist, ma passo la linea a Paolo Panico per i saluti di finali. A te Paolo. Grazie Nino, anche per quanto mi riguarda oggi abbiamo concluso. Assist vi dà appuntamento al prossimo lunedì 17 gennaio. Arrivederci. Assist è stato presentato da BetItaly.it. Scommetti e vinci con noi.